Viaggio al centro di Bologna. Le mura di Selenite. La prima cerchia di mura era formata da selenite, un minerale gessoso molto comune nelle colline bolognesi e aveva una forma quadrangolare. La prima cerchia di mura è sorta per proteggere Bologna dalle invasioni barbariche. Precisamente non si sa la data esatta, ma sappiamo che Alarico, re dei Visigoti, alla fine del IV secolo attaccò le città dell'Emilia e le sottomise tutte, ad eccezione di Bononia, che resistette all'assedio. Questo ci fa credere che la città possedesse delle mura a quella data. Questa cerchia di mura racchiudeva una zona di circa 20 ettari ed era chiamata la città ritratta, cioè ritirata, perché era molto meno estesa rispetto alla città romana. Sant'Ambrogio, nella sua visita, chiamò Bononia la città fantasma. Queste mura forse furono abbattute dall'imperatore Federico Barbarossa intorno al 1163. Le mura di Selenite avevano quattro porte: Porta Procola, dal nome della chiesa di San Procolo di Via d'Azeglio; Porta Piera, dal nome della cattedrale di San Pietro; Porta Ravegnana, perché da qui partiva la strada per Ravenna, e Porta Stiera. Purtroppo di queste quattro porte non sono rimaste tracce materiali. Probabilmente c'era anche la porta d'entrata alla Rocca Imperiale. Lo ricorda la strada che ancora oggi si chiama Via Porta di Castello, che da Via Galliera porta in via Montegrappa. Della prima cerchia di mura è rimasto solo un piccolo frammento che si trova dentro al cortile di Palazzo Conoscenti, in via Manzoni numero 6, trovato nel 1975 facendo il restauro di Palazzo Ghisilardi, che oggi ospita il Museo Medievale. Da questi residui si può vedere che i blocchi di gesso venivano sovrapposti l'uno sull'altro, senza materiali per fissarli. Probabilmente queste mura erano alte 8 metri. Rimangono solo pochi reperti di queste mura, perché le pietre furono utilizzate per costruzioni pubbliche e private di epoca successiva, come tutti i resti della città romana. Le quattro croci di marmo su colonne di selenite, anche se non erano situate in corrispondenza delle porte, vengono considerate come residui di questa prima cerchia di mura. Erano collocate appena fuori dalle quattro porte, in corrispondenza dei quattro punti cardinali, e si dice fossero state sistemate da Sant'Ambrogio o da San Petronio per proteggere la città. Furono rimosse nel 1798 dai francesi e oggi sono conservate nella Basilica di San Petronio. Sul posto dove erano le quattro croci si trovano delle lapidi che ne ricordano il nome e la presenza. La croce dei santi di Porta Procola o di San Martino è in marmo con due bracci di lunghezza quasi uguale. Sul fronte c'è un motivo a nastro dal forte contrasto chiaroscuro. La croce delle Vergini o di Porta Castiglione o di San Damiano è un rifacimento del 1303, realizzato per sostituire l'esemplare precedente andato in rovina. È in marmo, a forma di croce latina, con i bracci leggermente espansi. La croce degli Apostoli, degli Evangelisti o di Porta Ravegnana la vediamo anche nella miniatura di un codice conservato nel Museo Medievale. È l'unica databile con esattezza, perché si tratta di un rifacimento nel 1159, scolpita a basso rilievo da Pietro e Alberico, che hanno firmato l'opera con i nomi e la data, in un'iscrizione che corre tutto intorno alla scultura. La croce è realizzata in marmo di Carrara. Sul fronte c'è un Cristo crocifisso e sul retro un Cristo che benedice. La croce dei martiri o di Porta Castello o dei santi Fabiano e Sebastiano è scolpita in marmo e sia davanti che dietro presenta decorazioni con motivi geometrici e intrecci di vimini e si trova vicino a via Montegrappa. La cerchia del Mille. La seconda cinta di mura, chiamata cerchia del Mille, si pensava che fosse stata realizzata all'epoca delle lotte comunali per resistere alla calata di Federico I Barbarossa, intorno alla fine del XII secolo. Studi recenti hanno affermato che probabilmente sono state costruite prima e hanno quindi riproposto la correttezza del nome Cerchia del Mille. Le mura furono edificate su ordine del comune di Bologna per la difesa della popolazione,
che abitava i numerosi borghi esterni alle mura di Selenite. Le mura merlate, in mattoni, circondavano una superficie di circa 100 ettari, raggiungevano un'altezza di circa 8 metri e avevano un perimetro di 3,5 chilometri. Queste nuove mura erano circondate da un fossato alimentato dal torrente Aposa. Era possibile entrare e uscire da Bologna solo attraverso 15 porte, chiamate torresotti o serragli, da serrare e chiudere, e tre porte più piccole, dette posterle. Ancora oggi, tra via Santo Stefano e Strada Maggiore, si trova vicolo posterla. Oggi si sono conservati solo quattro torresotti: il torresotto di Porta Castiglione, il serraglio di Porta Nova, il serraglio di Porta Govese o dei Piella, il torresotto di Strada San Vitale. Da piazza Malpighi si passa attraverso il serraglio di Porta Nova, costruito, come tutti, in mattoni e selenite. Sono ancora visibili i cardini in cui si infilavano i perni del grosso portone di legno a due battenti. Per entrare in città si passa sopra un ponte fisso in legno o muratura perché, come abbiamo detto, la cerchia del Mille è circondata da un fossato. Piazza Malpighi è lunga e stretta perché è nata dalla copertura del fossato, così come Piazza Aldrovandi di fianco al torresotto di Porta San Vitale. Il torresotto di Porta San Vitale è rimasto praticamente intatto, a un'altezza di circa 20 metri, due strette feritorie e un arco a tutto sesto che scavalca la strada sottostante, cioè via San Vitale. La parte più in alto è stata aggiunta nel 1400. In via Castiglione, vicino al Teatro Duse, si trova un altro torresotto superstite che risale probabilmente alla prima metà dell'undicesimo secolo ed è in stile più moderno di quello di Porta San Vitale. Il suo torresotto è stato restaurato nel passato e non ha più i fori che servivano per il ponteggio della costruzione. Nel 1464 il serraglio venne unito alla torre a fianco, che apparteneva prima alla famiglia Dolfoli e poi passò alla famiglia Balzani. In via Piella, vicino a via Augusto Righi, si trova il torresotto di Porta Govese o di Piella, simile ai precedenti. In via Nazario Sauro, fino al 1943, si era conservato un altro torresotto, quello del Poggiale, ma venne distrutto dai bombardamenti degli aerei anglo-americani durante la Seconda Guerra Mondiale. Ora c'è una lapide che ne ricorda l'esistenza del torresotto, così come in altri punti della città, vicino a dove sorgevano gli altri serragli andati persi nel tempo. Troviamo le lapidi che ne indicano la posizione. In Piazza Verdi, nel 1906, facendo dei lavori al portico dell'oratorio di Santa Cecilia, è stato scoperto un tratto di mura merlato appartenente alla cerchia dei torresotti. Altri frammenti si possono vedere in Piazza Aldrovandi. La terza cerchia di mura. La terza cinta è di forma poligonale e viene detta anche cresta o circla. Il suo perimetro corrisponde agli attuali viali di circolazione, racchiudendo internamente la cerchia del Mille. In poco meno di 200 anni, Bologna dovette costruire ben due nuove cerchie di mura per aumentare lo spazio della città. La popolazione era aumentata perché giungevano molti studenti da tutta Italia e da tutta Europa per ascoltare le lezioni dell'università, che allora si chiamava Lo Studio. Gli studenti, tutti benestanti, arrivavano in città con la servitù e avevano necessità di vestirsi, di mangiare, di acquistare libri e così sorsero nuove botteghe e la città si estese. La costruzione è databile all'inizio del XIII secolo. Inizialmente realizzata come palizzata in legno, nel 1327 ne fu iniziata la costruzione in pietra, terminata nel 1397 ed eseguita secondo l'antica tecnica delle mura a sacco. Cioè preparando due muri di mattoni paralleli, distanti tra loro circa un metro e riempiti da un misto di sabbia e ciottoli. Questa architettura è ancora perfettamente visibile nei tratti di mura rimasti in piedi, nonché nelle porte superstiti. Le mura racchiudevano una città di circa 400 ettari, si estendeva per 7,6 chilometri ed era alta 9 metri. La cerchia disponeva di 12 porte,
munite di ponte levatoio, attraverso cui si poteva entrare in città. Fino al 1900, a mezzanotte le porte venivano chiuse e riaperte alle 8 della mattina. Le 12 porte erano Porta Maggiore, detta anche Porta Mazzini, dal nome che vi assume la via Emilia. L'attuale porta risale al 1770. Era chiamata Maggiore perché era molto importante. Era l'entrata in città della via Emilia, costruita dai Romani nel 187 a.C. Porta Santo Stefano venne demolita nel 1843. Furono lasciati soli due edifici laterali, attualmente visibili. Porta Castiglione venne costruita tra il 1327 e il 1378. Porta San Mamolo venne demolita nel 1903 per esigenze di traffico. Porta Saragozza, l'attuale porta, è stata ristrutturata nel 1854 per volere di Papa Pio IX, per favorire la devozione nei confronti della Madonna di San Luca. Dalla porta, infatti, parte il portico per giungere al colle della Basilica di San Luca. Porta Sant'Isaia, dopo una prima costruzione nel XIII secolo, venne ricostruita nel 1568, quando l'immagine della Madonna di San Luca passò per la prima volta sotto questa porta per entrare in città. La costruzione assomiglia all'arco del Meloncello, da cui si passa per arrivare a San Luca. La porta venne demolita nel 1903 per esigenze di traffico. Porta San Felice era particolarmente fortificata all'epoca delle lotte fra i ghibellini di Modena e i guelfi di Bologna. Ricordiamo in proposito la battaglia della Secchia. Nel 1850 venne restaurata dopo l'assedio degli austriaci, nel 1849. Questa porta nel 1805 venne attraversata da Napoleone e per questo per alcuni anni fu chiamata Porta Napoleone. Porta delle Lame, ristrutturata nel 1677, fu teatro di due combattimenti fra partigiani e nazifascisti nel 1944. Porta Galliera, quella che vediamo oggi, è stata costruita tra il 1659 e il 1661. Prima di questa data fu abbattuta e ricostruita ben 6 volte. È l'unica porta ancora esistente con il ponte levatoio. Porta San Donato, detta anche Porta Zamboni, venne ristrutturata nel XV secolo ed è rimasta quasi completamente intatta. Porta Mascarella venne costruita nel 1381 a spese degli abitanti del luogo. Fu più volte murata per proteggersi dagli eserciti nemici. Nel 1511 venne abbassata. Porta San Vitale era la porta da cui entrava il sale proveniente dalle saline di Cervia. Il nome deriva dalla chiesa dedicata ai santi Vitale Agricola, che furono martirizzati dai Romani per la loro fede cristiana. Fra Porta San Felice e Porta Sant'Isaia, il canale di Reno entra nella città passando per un'apertura nella terza cerchia di mura. Questa apertura è protetta da una grata ancora visibile per impedire il passaggio di oggetti e persone indesiderati. Questa apertura si chiama la grada. Le mura della terza cerchia furono abbattute tra il 1902 e il 1906 perché potevano essere un limite per lo sviluppo cittadino. Il piano di abbattimento pretendeva anche la demolizione delle porte, ma Giosuè Carducci e Alfonso Rubiani si opposero a questo progetto per l'interesse storico e artistico della città. Le porte furono quindi salvate, tutte ad eccezione di Porta Sant'Isaia e Porta San Mammolo. Anche tratti di mura furono salvati. Il tratto più lungo è quello tra Porta Mascarella e Porta San Donato. I portici. Bologna è soprannominata la città dei portici perché quasi tutte le strade del centro, cioè quelle all'interno della terza cerchia di mura, sono fiancheggiate dai portici. Non esiste al mondo una città che abbia tanti portici quanti quelli di Bologna, che tutti insieme misurano in lunghezza quasi 40 chilometri. Durante le numerose guerre medievali, Bologna si chiuse dentro le sue mura. Nessuno voleva le case fuori dalle mura della città. Perciò si dovettero ingrandire le abitazioni, anche per la presenza dello studium, cioè l'università, che richiamava gli studenti da tutto il mondo, che giungevano con il loro seguito. In poco tempo Bologna diventò la città più popolata d'Italia e forse d'Europa, contando 50.000 abitanti. Nacquero così gli sporti, che erano mensole di legno sporgenti,
sostenute da travi e grossi tronchi di quercia, e il loro compito era di ampliare la superficie dei piani superiori. A volte gli sporti erano sostenuti da beccadelli in pietra. Gli sporti si allungavano sempre di più e l'equilibrio di queste case aeree diventava precario. Non bastavano neanche più le travi diagonali che servivano come puntello. Fu necessario allora sostenere gli sporti con colonne in legno. Nacquero così i portici di Bologna. Le colonne in legno dei portici erano appoggiate su blocchi di selenite che proteggevano il legno dalla risalita dell'acqua piovana. I portici mostrarono subito le molteplici funzioni in aggiunta a quella originaria. Proteggevano i viandanti dalle intemperie e dal sole e permettevano agli artigiani di lavorare fuori dalle loro botteghe sfruttando la luce naturale, ed era molto comodo, soprattutto se lavoravano oggetti ingombranti. In alcuni casi, grazie ai muretti aggiunti alla base dei portici, quando pioveva, mentre le strade erano fangose, i portici rimanevano asciutti e facilmente percorribili dai passanti. Le autorità pubbliche si occupavano spesso della costruzione e manutenzione dei portici, emanando leggi e ordinanze in proposito. Nel secolo XIII si stabilì che i portici dovevano insistere sul terreno privato, ma il passaggio doveva essere libero a tutti. Che i portici dovevano avere colonne di sostegno. E che dovevano essere alti almeno 7 piedi, per permettere il passaggio di un uomo a cavallo. Nel 1567 fu emanata una nuova legge che obbligava di costruire le colonne dei portici in pietra. Di solito non si notano le bellezze della città in cui si vive, ma girando con occhi attenti possiamo accorgerci di meraviglie che i turisti vengono a vedere da altri paesi del mondo. Così è anche per i portici, che ci permettono di viaggiare nel passato, da quello più antico a quello più recente. Partendo dai semplici sporti, passiamo attraverso i portici lignei per arrivare a quelli in muratura. Nelle strade del centro, intorno a Piazza Maggiore, possiamo trovare molte case che conservano gli sporti, come in via Castelli Riato, piccola traversa di via Oberdam, chiusa da un cancello. Oppure in via Pepoli, dietro via Farini. Oppure in via San Pieri, che parte da via Santo Stefano. Ancora più antica e imponente è Casa Schiavina, in via Clavature, palazzo costruito nel 200, che conserva le sporgenze sorrette da pali di legno, così come la casa in via Goito. Nel cortile di Palazzo Ghisilardi, che oggi ospita il Museo Medievale, possiamo osservare degli sporti, sorretti da beccadelli in pietra, finemente lavorati. Nonostante il bando del 1567 imponesse la sostituzione di legno dei portici con le colonne di pietra, possiamo ancora trovare portici lignei. Come quello di Palazzo Grassi, costruito alla fine del 200, che si trova in via Marsala e conserva ancora il muretto parafango. Oggi il palazzo ospita il circolo ufficiale, che noi abbiamo potuto visitare e ammirare. In via San Nicolò, dietro via Altabella, si trova casa Zoguidi, costruita nel 300 e restaurata di recente, che mostra un alto portico ligneo. In alto a sinistra c'è una piccola finestrella che serviva per vedere chi bussava alla porta. Altri 3 esempi di portici di legno che sono giunti fino a noi sono quelli di via Begatto, di via del Carro e di via dei Combrutti. In via Santo Stefano si affaccia su piazza della Mercanzia l'altro portico di casa Serracchioli. Vicino a questo portico ligneo c'è ancora un negozio che conserva le antiche porte di legno. In strada Maggiore possiamo vedere ancora casa Isolani, costruita nel XIII secolo. Il suo portico è 3 travoni di quercia, alti 9 metri, appoggiati a zoccoli di mattoni. Nel corso del 900 sono stati aggiunti dei sostegni in muratura che sorreggono la struttura antica. Nel soffitto del portico sono infisse 2 o 3 frecce che sono state lanciate dagli studenti universitari nel 1800 per fare uno scherzo, anche se i turisti pensano che risalgano all'epoca medievale. Osservando con attenzione i portici di Bologna, ci accorgiamo che esistono capitali di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. Sono così numerosi che non si riescono neanche a contare e furono scolpiti da abilissimi tagliapietre, scalpellini e decoratori. I capitelli dei portici bolognesi presentano immagini di fiori, foglie,
piante, animali, figure mitologiche e figure umane, putti, mascheroni, stemmi, fregi astratti. Alcuni capitelli sono ancora in buone condizioni, altri stati appena ristrutturati, e invece altri sono rovinati dal tempo e dallo smog. A Bologna è presente il portico più lungo del mondo, che è quello che porta al santuario della Madonna di San Luca, in misura quasi 4 km. Questo portico inizia dall'arco Buonaccorsi, a Porta Saragozza, e possiede 666 arcate, numero che nella tradizione rappresenta il diavolo, e quindi questo portico è una protezione contro il mare. Secondo una leggenda, l'icona della Madonna con il bambino, dipinta da San Luca, fu portata da un monaco che veniva da Costantinopoli e posata in una chiesetta sul Colle della Guardia, costruita nel 1194. Molte persone veneravano questa immagine che nel 1433 venne portata in città per far smettere un lungo periodo di pioggia. Da quel momento, tutti gli anni, la Madonna di San Luca scende in città. Molti pellegrini, anche di altre città, andavano a visitare la Madonna di San Luca, percorrendo un sentiero scosceso e impervio. La prima idea di costruire un porticato fu del 1655, ma i lavori incominciarono solo nel 1674, quando un gruppo di cittadini raccolse fondi per l'impresa. In due anni costruirono il tratto in pianura formato da 300 archi. Nel 1706 iniziarono i lavori per la costruzione della parte collinare, che venne terminata nel 1715. Nel 1721 fu iniziato l'arco del Meloncello, che congiunge il portico in pianura e quello in salita, e venne terminato nel 1732. I bolognesi sentono il portico di San Luca come parte integrante della loro città, e in qualsiasi ora della giornata si possono incontrare persone che salgono per pregare, per fare una passeggiata o una corsa. L'Archiginnasio. L'Università di Bologna ebbe origine nell'XI secolo, per questo è la più antica del mondo. Per molti secoli le lezioni erano tenute a casa degli stessi maestri, quindi sparse in diversi luoghi della città. Per riunire in un solo edificio le scuole dei legisti e quelle degli artisti, cioè gli studiosi di filosofia, medicina, matematica, scienze fisiche e naturali, fu costruito l'Archiginnasio nel 1563, su ordine di Papa Pio IV, durante il periodo in cui Bologna era controllata dallo Stato della Chiesa. Questo palazzo fu costruito sopra il portico ora chiamato Pavaglione, o portico dell'Archiginnasio, che fu realizzato 4 secoli prima dello stesso palazzo. Il Papa fece costruire l'Archiginnasio in questa posizione anche per evitare che la chiesa di San Petronio diventasse più grande di quella di San Pietro, a Roma. L'Archiginnasio fu molto importante per Bologna, perché attirò molti studenti provenienti da altri stati e addirittura uno dall'America. Gli studenti arricchirono Bologna perché compravano cibo, abiti, libri e case che gli architetti progettarono e fecero costruire fuori dalla cerchia di mura. La costruzione dell'Archiginnasio fu l'occasione per rinnovare il centro della città. Infatti, alla costruzione del palazzo seguirono, nel 1564, la creazione della piazza e della Fontana del Nettuno. Nel 1565, la ricostruzione dell'Ospedale della Morte, attiguo all'Archiginnasio, oggi sede del Museo Civico. E, per finire, la nuova facciata del Palazzo dei Banchi, che diede alla Piazza Maggiore il suo aspetto definitivo. Entrando nel Palazzo dell'Archiginnasio, si accede al cortile interno, circondato da una loggia di portici. Due grandi scaloni conducono alla parte superiore, dove si trovano 10 aule scolastiche e 2 aule magne, una per gli artisti e una per i legisti. Gli studenti più ricchi, quando venivano a studiare all'Università Alma Mater Studiorum, facevano dipingere sulle pareti e sui soffitti i loro stemmi di famiglia, per dimostrare la loro importanza e la loro ricchezza. Oggi se ne contano oltre 6.000. Alle pareti del quadriportico inferiore del palazzo sono collocati alcuni busti di docenti più importanti e bravi del Seicento. Lo stemma più importante che decora una delle aule magne è la maestosa, bella e grande aquila a 2 teste. Il primo teatro anatomico del mondo fu costruito proprio all'interno dell'Archiginnasio fra il 1636 e il 1638 ed è stato realizzato interamente in legno.
Al centro di questa sala si trova un tavolo di marmo su cui venivano sezionati i cadaveri. Tutto intorno erano disposte panche dove sedevano gli studenti. Il professore sedeva in una cattedra sormontata da un baldacchino, sostenuto dai due spellati, cioè da due statue in legno rappresentanti persone prive di pelle, per cui si poteva osservare il tessuto muscolare. Nella parte superiore di una parete del teatro anatomico era situata una finestrella nascosta, da cui il rappresentante del Papa osservava che non venissero dette frasi contro la legge. L'archiginnasio smise di essere la sede dell'università nel 1803. È diventata una biblioteca comunale dove si contano all'incirca 850.000 volumi. Più di 2.000 incunaboli, cioè i primi libri stampati con caratteri mobili fra il 1432 e il 1500. 15.000 edizioni del 1500. 8.500 manoscritti. E inoltre collezioni di autografi, stampe, disegni e circa 250 fondi archivistici. Durante la Seconda Guerra Mondiale, fra il 1943 e il 1945, Bologna venne ripetutamente bombardata, poiché è il principale nodo ferroviario dell'Italia del Nord. In uno di questi bombardamenti, nel gennaio 1944, venne distrutta l'ala orientale del palazzo dell'archiginnasio, la più interessante dal punto di vista storico e artistico, e venne distrutto anche il teatro anatomico e la cappella sottostante di Santa Maria dei Bulgari. I danni materiali furono gravissimi sia al patrimonio librario che alla struttura architettonica del palazzo e alle decorazioni storiche. Piazza Maggiore. Su Piazza Maggiore si affaccia, fra gli altri, il Palazzo dei Banchi, che in realtà non esiste come palazzo, perché ha soltanto una facciata realizzata nel 1412, con la quale si coprono le casupole antiche per rendere più elegante Piazza Maggiore. Da lontano si può osservare la diversità delle finestre con le quali si riuscì a mantenere l'apertura degli edifici antichi. Il suo nome, Palazzo dei Banchi, è dovuto alle botteghe dei banchieri e dei cambiavalute che un tempo si trovavano dove ora sono situati i negozi. Nel 1568 la facciata venne rinnovata dal famoso architetto Jacopo Barossi, detto il Vignola. Il Palazzo del Podestà. Il complesso di palazzi medievali, chiamati del Podestà, del Capitano del Popolo e di Renzo, con le torri dell'Arengo e del Capitano del Popolo, oggi sono palazzi pubblici che sono nel cuore della città. L'aspetto attuale è frutto di restauri compiuti all'inizio del 1900. Il Palazzo del Podestà si trova di fronte a San Petronio e fu costruito nel 1200. Vi risiedeva il Podestà, l'autorità più importante del comune. Nel 1484, Bentivoglio, signore di Bologna, volle ingrandire l'edificio. Ma 22 anni dopo fu cacciato dalla città, quindi i lavori non vennero mai portati a termine. Perciò la facciata è senza cornicione e senza merli. Sui pilastri del portico del palazzo sono scolpite 3.000 rosette tutte diverse l'una dall'altra. Al piano superiore si trova il Salone dei 600, il più grande di Bologna. In tempi antichi era un'ala di giustizia, dove si svolgevano i processi e dalla finestra venivano appesi ad una corda i condannati a morte impiccati. Oppure i furfanti venivano lasciati a penzolare dalle finestre in una gabbia per giorni e giorni al freddo o al caldo e senza cibo. In seguito questo salone fu usato come teatro. Fra il 1911 e il 1933 Adolfo De Carolis lo decorò e ora si usa per feste e mostre. Nella Torre del Podestà c'è il campanone o arengo che un tempo suonava per indicare le ore per avvertire il popolo di pericoli, incendi, assedi e della chiusura delle porte della città. Oggi suona in occasioni speciali. La torre dell'arengo non arriva a terra, ma si poggia su quattro piloni per non chiudere le strade che un tempo si incrociavano proprio in quel punto. Su questi quattro sostegni possiamo vedere quattro statue in terracotta che rappresentano i quattro santi protettori della città. San Petronio, San Domenico, San Francesco e San Procolo. Sotto questo voltone che separa il Palazzo del Podestà dal Palazzo del Capitano del Popolo, in epoca medievale si trovavano i banchetti dei sarti e dei notai. Sotto questo voltone si verificava un curioso fenomeno. Avvicinandosi a uno dei piloni e parlando sottovoce, è possibile farsi sentire dal pilone opposto.
Il Palazzo Re Enzo. Questo palazzo fu costruito nel 1244 come ampliamento del palazzo comunale e venne chiamato Palazzo Nuovo per distinguerlo da quello vecchio. Solo 3 anni dopo la sua costruzione, nel 1249, divenne la prigione di Renzo, figlio dell'imperatore Federico II, catturato a soli 23 anni dall'esercito comunale nella battaglia di Fossalta. Renzo rimase nel palazzo, che prese il suo nome fino alla sua morte, avvenuta nel 1272, ma anche se prigioniere fu trattato sempre molto bene. Una leggenda narra che nel 1265 Renzo provò a scappare dentro un tino trasportato sulle spalle da un portatore di vino, ma i suoi capelli biondi furono scorti da una signora che diede l'allarme. Re Enzo, per suo desiderio, venne sepolto nella Basilica di San Domenico, dove si trova ancora la sua tomba. Il Palazzo Comunale. Il Palazzo Comunale è costituito da un insieme di edifici che nel tempo si sono uniti ad un nucleo più antico, quello di Sinistra, acquistato dal Comune nel 1287 dalla famiglia di Accursio, famoso maestro di diritto dello studio bolognese. Questa parte più antica venne usata come deposito di grano per la città e per questo venne chiamato Palazzo di Biada. Nel 1301 il Consiglio del Popolo decise di fare costruire una statua del Papa Bonifacio VIII per ringraziarlo del suo intervento che aveva risolto la questione del possesso dei 2 castelli contesi fra Bologna e Ferrara. La statua del pontefice, in rame dorato, venne posta nel 1301 sulla facciata del Palazzo della Biada ed ora è conservata nel Museo Medievale. Sotto la statua di Bonifacio VIII c'era una balconata da cui ogni anno le autorità di Bologna gettavano una porchetta alla folla durante la festa del 24 agosto per ricordare la cattura di Re Enzo. Nel 1336 gli anziani consoli della magistratura cittadina dal Palazzo del Podestà si trasferirono in questa nuova sede, dove erano obbligati a vivere per i 3 mesi della loro carica al governo. Nel 1444 si decise di costruire un orologio sonoro e meccanico sulla torre del Palazzo d'Accursio per scandire il tempo e il lavoro della città. Nel 1454 l'orologio fu terminato e aveva un grande quadrante che indicava le fasi lunari, il movimento del sole, i 12 segni zodiacali e le ore. C'era anche un carosello meccanico che usciva ad ogni ora, con 3 re magi, un angelo con la tromba e un cavaliere che si inchinavano di fronte alla Madonna col bambino. Queste statue erano in legno dipinto e dorato, ma furono rimosse in epoca napoleonica. Si sono conservate solo 4 statue, che ora si trovano in Pinacoteca. Nel 1478 Nicolò dell'Arca, artista che aveva costruito anche la tomba di San Domenico, realizzò per la facciata di Palazzo d'Accursio una Madonna con il bambino in terracotta che possiamo ammirare ancora oggi. Di fianco al palazzo più antico si trova un portale progettato da Galeazzo Alessi intorno alla metà del XVI secolo. Sopra questo portale c'è la statua del Papa bolognese Gregorio XIII, che riformò il calendario, aggiungendo il 29 febbraio nell'anno bisestile. Attraverso questo portale si entra nel cortile d'onore, poi si passa nel cortile che era delle carceri e a quello in cui si trovava l'orto botanico di Ulisse Aldrovandi, dove ora c'è la copia del pozzo originale. Accanto al palazzo più antico c'è il Palazzo del Legato, la cui facciata è stata disegnata dall'architetto bolognese Fioravanti e presenta 8 grandi finestre ogivali. Al pian terreno di questa parte del palazzo, proprio di fronte alla statua del Nettuno, si trova la finestra monumentale disegnata dallo scultore Galeazzo Alessi. È qui che si trovano 2 aquile in calcare, una scolpita da Nicolò dell'Arca e l'altra, quella più arcigna, forse da Michelangelo.
A metà del XIV secolo il palazzo venne trasformato in una fortezza, circondandolo con un altro muro e un fossato. Sulla sporgenza dell'antica muraglia chiamata Scarpa, vicino alla finestra di Alessi, si possono notare delle strisce che corrispondono alle antiche unità di misura bolognesi e servivano per il mercato in piazza. Le unità di misura erano il piede, il doppio braccio, la pertica, il mattone e la tegola, detta coppo. Fra il XVI e XVII secolo venne aggiunta un'altra parte al palazzo, del legato, dove ora si trova la sala borsa. Dal cortile d'onore si sale al piano superiore attraverso il grande scalone, opera di Bramante, che si poteva percorrere anche a cavallo. Al primo piano si entra nella sala d'Ercole, così chiamata per la grande statua in terracotta di Ercole, che abbatte l'idra di Lerna, dipinta in finto bronzo. Sulla parete destra si trova un affresco con la Madonna del Terremoto di Francesco Francia, dipinto su una parete della vicina Cappella degli Anziani come ex voto per il terremoto del 1505, qui trasportata nel secolo scorso. Sempre al primo piano si trova la Sala Rossa, che prende il nome dalle tappezzerie in cui si fu rivestita nella prima metà del Novecento. Alla fine del Cinquecento era il luogo di rappresentanza, dove si svolgevano le più importanti riunioni del Senato, mentre le stanze vicino al lungo corridoio su Piazza del Nettuno erano adibite ad uffici. Nel 1677 la sala principale per le riunioni del Senato fu spostata nell'ala che si affaccia su Piazza Maggiore, creando quella che è l'attuale sala del Consiglio Comunale. Nella sala vi era un quadro dipinto su seta da Guido Reni con la Madonna e i Santi Protettori di Bologna. Questa tela fu ordinata dal Senato nel 1631 per celebrare la fine della peste e annualmente veniva portata in processione dal Palazzo Comunale alla Colonna della Vergine in Piazza San Domenico per ringraziarla dell'aiuto contro la pestilenza. La sistemazione attuale della Sala Rossa risale alla metà del XIX secolo e oggi vi si svolgono i matrimoni civili. In questa sala ci sono due lampadari di cristallo di Boemia, che si dice fossero stati regalati da Napoleone alla sorella Elisa Baciocchi, in occasione delle nozze.